Le gesta di eroica quotidianità del passato sono i valori che devono ispirare il nostro futuro. Una celebrazione solenne alla quale sono presenti tutte le istituzioni pubbliche e private. A Chieti si celebrano i 201 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri e in questa occasione, dopo aver commemorato i caduti, aver rivolto i saluti istituzionali, a lasciare il segno il discorso del generale di brigata Claudio Quarta, che ha ricordato il grande valore che contraddistingue i suoi uomini, l'importanza e l'attenzione rivolta ai cittadini nel garantire sicurezza e sostegno, la tutela del territorio nell'epoca del terrorismo e poi un monito alla politica che chiede la riduzione dei costi, parlando di presidi minori. Siamo una forza di polizia a competenza generale con una forte capillarità, con un forte radicamento sul territorio e non possiamo sicuramente abbandonare le popolazioni. Nel corso della cerimonia sono stati conferiti riconoscimenti a uomini che si sono distinti per meriti, coraggio, devozione e senso del dovere, uomini intervenuti nella terribile esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio avvenuta a Villa Cipresi nel 2013. Poi gli uomini intervenuti un anno dopo nel corso dell'esplosione, quella di Tagliacozzo, e ancora uomini intervenuti disarmati e fuori servizio nel corso di rapine, e ancora quelli che hanno sventato sodalizi criminali, un orgoglio che viene palesato anche dall'emozione. È un personale eccezionale, un personale che anche quest'anno, negli ultimi 12 mesi, ha risposto benissimo e sono convinto che risponderà ancora meglio per il tratto a venire. Infine un invito e un augurio, quello di un futuro solido e costellato da grandi risultati, impegno, devozione e amore per quel lavoro che, come dichiarato nel discorso inaugurale, è stata una scelta fatta molto spesso a discapito delle proprie famiglie che, nonostante i sacrifici, restano vicine con grande coraggio. L'orgoglio dell'appartenenza alla nostra istituzione, l'orgoglio di appartenere a un'istituzione che ha fatto bene nei suoi primi 200 anni di vita, deve essere un orgoglio che ci deve stimolare a continuare a fare bene a disposizione delle collettività per il futuro.